Barbara D'Urso, quinta colonna. Le emozioni della conduttrice per una sera quinta colonna si è trasformata nell'intervista di Maurizio Costanzo, solo che al posto del baffo di Canale 5 c'era Paolo Del Debbio e dall'altra parte Barbara D'Urso, regina degli ascolti di Mediaset, che si è lasciata andare sulla sua vita privata, l'ex marito Michele Carfora, la sua seconda madre e il suo controverso modo di fare televisione. Il conduttore le ha chiesto se era infastidita dall'etichetta trash che spesso affibbiano ai suoi programmi, ma Carmelita ha spiegato che non è un'accusa, io sono convinta di portare in TV quella che è la mia visione della vita. Al bar, nei supermercati, c'è la lite, ci sono le rifatte 5 volte, c'è chi litiga, chi scherza, questa è la vita, è gente comune. Barbara D'Urso, quinta colonna, è successo quando ha visto quelle immagini, non sono mancate lacrime ed emozioni nel rivedere le immagini della sua vera madre scomparsa quando lei era giovanissima, e sorprese positive come lo scambio di battute con la signora Wanda, la sua seconda mamma. Ad oscurare il sorriso della conduttrice è stata la clip del matrimonio con il ballerino Michele Carfora, alla vista della quale si è irrigidita senza lasciar trapelare alcuno stralcio di emozione. La reazione fredda e distaccata di Barbara D'Urso, quinta colonna, è stata occasione di commenti al vetriolo da parte degli spettatori, che si sono divertiti nel vederla con un'espressione nera in volto. Tuttavia, non sono mancati altri cinguetti in cui è stato messo in luce il coraggio della quasi 61enne nell'affrontare la vita e le batoste che comporta, sempre con il sorriso e l'energia giusta.